Inizi tu che sei il capo politico. In quanto capo politico, rispettiamo le gerarchie. No, nulla, siamo contentissimi di essere a Macerata, questa iniziativa non ce la volevamo far fare, questo corteo hanno fatto di tutto per non renderlo possibile, noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, siamo contenti di essere in tanti e di raccontare un'Italia che non è quella del razzismo e del fascismo, ma della solidarietà e dell'accoglienza, che è l'Italia vera, che esiste e non quella che hanno raccontato sui giornali in questa settimana. Con sangue dei nostri nonni, con sangue dei nostri parenti, con sangue dei nostri avi. Noi oggi siamo in piazza per dire che non ci arrenderemo e non staremo a casa. Siamo una presenza scomoda e lo scarso spazio che ci stanno dando in tutta Italia, nei telegiornali, in televisione, sulla stampa, è la dimostrazione che c'è un pezzo di paese che è scomodo. Noi da oggi andremo oltre il 4 marzo perché abbiamo l'obiettivo di costruire il potere popolare in questo paese, di ridare potere alle masse, di ridare potere agli umili, agli ultimi, agli umiliati, a quelli che ogni giorno si sudano la giornata, quelli che cercano un lavoro e non lo trovano, quelli che lo trovano e lo trovano senza diritti, perché ci stanno distruggendo il presente, ci stanno distruggendo il futuro, ci stanno rubando tutte le conquiste dei nostri padri. Io sono particolarmente contento come Viola, ma qui siamo sotto le mura di Macerata, questo corteo l'hanno fatto fare fuori dalle mura. Il sindaco di questa città ha chiuso fuori dalle mura anche i propri cittadini, perché ci sono un sacco di maceratesi in questo corteo. Cos'è, una città assediata? Forse sì, ma è una città assediata dalla democrazia, dalla solidarietà e dall'antifascismo. Un sindaco che chiude la città a questi valori è un sindaco indegno di quel nome e della carica che ricopre. Andiamo, avanti, una mattina, sconfegnato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.